15 grammi. Boia. C'è la morchia lì, ragazzi. Poi lo butti dentro. Guarda che bello olio è questo. Tappi. Sigilli. Sigillante. Eccolo qui. Bene? Questo è il sistema dove io andrò a fare l'analisi. Semplice. Cosa ho fatto a quest'olio? Niente. Non l'ho riscaldato, non l'ho modificato, non ho fatto nulla. Qui c'è sempre la stessa temperatura, quando si fa l'analisi 24 gradi, 25. Utilizzo lui, ora è spento, utilizzo lui, cos'è lui? Generatore di aria pulita. Io sfrutto lui per fare cosa? Per svuotare il mio barattolo da tutta l'aria che c'era dentro, perché l'aria che c'è ora e l'aria che ci sarà fra un'ora qui dentro è completamente diversa. Successivamente, flusso per un minuto, minuto è assai sufficiente a svuotare tutta l'aria che c'è qui dentro, tolgo, tappo, incubazione. Un minuto di incubazione. Fine del minuto. Prendo questa. È finito il nostro minuto. Zac. Aria. Flusso bassissimo di questa, che passa di qui, che ci sono delle elettrovalvole che si stabiliscono il flusso, e io quello che prendo, che lui aspira dal naso, lui lo ributta da qua. Se no questo sarebbe un sistema, e se io chiudo di qui e lui aspira e basta, che mi si crea un sottovuoto e lui poi mi implode. Questo è il sistema. 60-80 secondi di analisi, riflusso lo strumento per fare cosa? Per pulire questo tubo qui, 2 minuti, 3 minuti fra un campione e l'altro, non di più, stop, preparo un altro campione e a nastro. Quanti campioni fa in un giorno? Quanti strumenti così? 10 strumenti, nemmeno, anche 5, sparsi per tutto il mondo, basterebbero per analizzare tutti gli oli prodotti in un anno, in un'annata olivicola.